Pace del Signore, fratelli e sorelle della Chiesa di Rimini, Dio possa benedire e continuare a consolare i vostri cuori mentre siamo così riuniti nelle nostre case e vogliamo continuare a lodare, a ringraziare, a benedire il nome del Signore. Sarebbe stata per noi credenti di Rimini, fedeli di Rimini, consuetudine incontrarci il martedì sera per la nostra riunione, il nostro servizio di preghiera. Sarebbe stato sicuramente edificante, bello poterci incontrare, salutare e rivolgere al Signore l'adorazione, la lode e il ringraziamento. Ma ahimè, ci ritroviamo impossibilitati nel poterlo fare. Ovviamente non vogliamo per questo scoraggiarci, anzi ringrazio il Signore per questa possibilità che abbiamo, per questi canali che abbiamo per poter ancora trasmettere un breve pensiero della parola di Dio. E questo voglio fare ancora questa sera, con la guida, l'aiuto dello Spirito Santo. Voglio insieme a voi meditare solo due versi, così come sono scritti nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, il famoso capitolo della fede o degli eroi della fede, e parleremo appunto di una donna, di Sara. Per fede, anche Sara, benché sterile, fuori età, ricevette forza di concepire, ritenne, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona è già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. E questa la descrizione sintetica, descritta davvero in poche parole, dell'espressione di fede di Sara. È Sara che esercita la sua fede. Abbiamo letto per fede anche Sara, perché Sara si aggiunge, Sara si unisce insieme a tanti altri che nelle loro vite, nelle loro storie personali, hanno anche loro a loro volta esercitata la propria fede, la fede dal punto di vista individuale. Nessuno può esercitare la fede per noi. Siamo chiamati tutti quanti ad esercitare la nostra fede dal punto di vista personale, individuale. Noi credenti abbiamo esercitato la fede quando abbiamo invocato il Signore e abbiamo chiesto al Signore la salvezza, quindi ci siamo presentati a Lui con la nostra fede, cercandolo con tutto il cuore. Esercitiamo continuamente la nostra fede durante tutto il nostro cammino cristiano, così come anche individualmente, personalmente, continuiamo ad esercitare la nostra fede per realizzare le benedizioni di Dio, le promesse che sono descritte nella parola di Dio. E così anche Sara fa sua questa promessa che ricevette da parte del Signore ed esercita la sua fede. È vero, Dio si rivolgerà ad Abramo, Dio instaurerà un patto con Abramo, comunicherà con Abramo, ma anche Sara è partecipe insieme ad Abramo di questa promessa, e Sara è chiamata da parte sua individualmente ad esercitare la sua fede. Una cosa importante, una prerogativa importante è che la situazione, insomma, ormai sembra quasi irrealizzabile, cioè la promessa di Dio, quella di avere un figlio, e da questo figlio Isacco sarebbe nata poi una discendenza molto numerosa, era ormai qualcosa che era diventata impossibile a realizzarsi. Perché? Perché Abramo ormai era arrivato a 100 anni e Sara ne aveva 90, quindi la parola di Dio chiarisce che ormai la loro condizione per poter realizzare questa promessa sembra ormai quasi compromessa, sembra ormai che insomma non ci siano più spiragli ragionevoli per poter ricevere questa benedizione da parte del Signore. Persino Abramo, quando nel capitolo 17 della Genesi, verso 17, Dio gli parlerà, Abramo si rivolgerà con la faccia a terra, prostrato davanti al Signore, dice la parola di Dio, rise e gli porrà due domande al Signore, dicendogli: può un uomo di 100 anni avere un figlio? Nascerà un figlio da un uomo di 100 anni? E poi ancora poggia una seconda domanda: Sara partorirà ora che ha 90 anni?
Sembra che ormai le circostanze, la natura delle cose insegna insomma che quella promessa non potrebbe più essere realizzata. L'uomo, la natura dell'uomo, e noi sappiamo che così è questa, l'uomo tende a credere a ciò che è plausibile, a ciò che è avverabile, a ciò che è in senso probabilistico che ciò si possa avverare concretamente. Ma la nostra fede non è poggiata, la nostra fede non è rivolta verso le piccole o parte di probabilità che quell'evento, che quella promessa possa realizzarsi. La nostra fede non è astratta, non è rivolta a una forza così sconosciuta ma superiore a noi. La nostra fede concretamente è rivolta verso colui che ha fatto le promesse al nostro cuore, alla nostra vita. Così come Sara rivolgerà questa fede verso il Signore, verso colui che aveva fatto questa promessa, perché ritenne che era fedele colui che aveva fatto questa promessa. E anche noi, come credenti del Signore, davvero vogliamo continuare ad avere fede in colui che può davvero ogni cosa, anche se dal punto di vista naturale o razionale o probabilistico è impensabile che qualcosa di buono possa avvenire, è impensabile che possiamo essere liberati da una situazione così complicata, complessa, difficile. Vogliamo invece con tutto il cuore continuare a sperare e a confidare nel Signore, perché solo allora potremo vedere la gloria di Dio. Dio stesso, parlando ad Abramo, gli dirà: vi è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore? Genesi capitolo 18 verso 14. E credo che questo ci debba far riflettere, perché se davvero vogliamo vincere il dubbio, se vogliamo demolire il dubbio, lo scetticismo, l'incertezza, tutto ciò che potrebbe scoraggiare l'anima nostra, bene, solo con la fede possiamo distruggere tutte queste cose. Vogliamo davvero avere a portata di mano ed usare quest'arma, la nostra fede nel Signore, essere pienamente convinti che tutto è sotto il controllo di Dio e che la sua benedizione è verso i suoi figli, verso coloro che lo invocano. La parola di Dio specifica in un modo molto chiaro, molto preciso. Al verso 6 dello stesso capitolo 11 agli Ebrei dice: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ognuno di noi è chiamato ad esercitare questa fede. La fede verso colui che può ogni cosa, verso colui che è davvero capace di ricompensare e disposto a ricompensare tutti quelli che lo cercano. Egli può, mediante la potenza che opera in noi, darci o fare infinitamente più di quello che noi pensiamo e domandiamo. Il Signore è colui che può fare ciò che per natura, per razionalità, è impossibile che si adempia, che possa portarsi a compimento. Per questo vogliamo esercitare questa fede. È una fede che, mentre la esercitiamo e sapendo che è fondata su Dio stesso, la nostra fede ci permette di riconoscere pienamente quanto grande il nostro Dio è. Quante cose straordinarie egli può fare, al di là di quella che la nostra mente potrebbe mai immaginare o pensare. E noi riceviamo la grazia, la forza dallo Spirito Santo, che sovviene alla nostra debole inclinazione della carne. A volte, proprio per questa debole inclinazione, siamo portati a scoraggiarci, siamo portati ad essere avviliti, ma la fede in Dio ci permette di avere questa forza straordinaria, necessaria per affrontare tutte le battaglie e affrontarle nella consapevolezza che con Dio
realizzeremo queste bellissime benedizioni. È un dato di fatto quello della vita di Sara, benché fuori età. Era questa la situazione, fuori età, 90 anni Sara, 100 anni Abramo. Erano impossibilitati per questa situazione fisica a ricevere un figlio. Da una sola persona, Sara, doveva discendere, doveva arrivare una discendenza così numerosa. Un altro dato di fatto che ci presenta la parola di Dio al verso 12 che abbiamo letto, Sara era già svigorita, e cioè i suoi 90 anni si sentivano, c'erano tutti, erano 90 anni reali, erano 90 anni che avevano portato via anche le forze necessarie a Sara per portare a compimento questo concepimento, questo parto. Però abbiamo letto che benché sterile, fuori età, ricevette forza di concepire, perché è Dio che dà la forza, perché la nostra fede non è in qualcosa, come dicevo prima, di astratto, non dipende dalle probabilità, la nostra fede è poggiata su colui che ci dà la forza, che ci dà l'aiuto e il sostegno spirituale a rimanere saldi in piedi per poter poi realizzare concretamente quella straordinaria benedizione, quella straordinaria promessa che il Signore ha fatto nella nostra vita. La parola di Dio nel Salmo 28, verso 8, leggiamo che il Signore è la forza del suo popolo. Quindi, se vogliamo continuare davvero ad attingere a nuove forze, se vogliamo davvero essere fortificati, essere consolati, dobbiamo andare al Signore, e lo vogliamo fare avendo piena fede, piena fiducia. Ci sono cose che a volte si contrappongono o combattono la nostra fede. Può essere una di queste cose il tempo, possono essere le circostanze. In questo caso i 90 anni di Sara erano un esempio eclatante che il tempo aveva lavorato, agito in loro sfavore, o stava lavorando, agendo in loro sfavore. Possono essere le poche forze, le forze esigue. A volte ci sentiamo un po' appesantiti, scoraggiati, perché gli anni passano, ci sentiamo o noi vorremmo metterci da parte, ci sentiamo messi da parte, o vorremmo metterci da parte perché abbiamo l'età avanza, perché non abbiamo le forze di prima. A volte ci sentiamo scoraggiati, afflitti, perché insomma sembra che non accada mai nulla di buono, o tendenzialmente, facendo qualche semplice ma razionale ragionamento, pensiamo che insomma è impossibile a realizzarsi quella promessa del Signore. Forse qualcuno legato anche da vizi, legato dal peccato, qualcuno che in qualche modo non può vedere nulla di buono, di positivo verso la sua vita, per quanto riguarda il suo futuro, sta pensando proprio questo. E l'uomo è portato a trovare una propria soluzione, è portato ad affrontare quelle situazioni con le sue esigue forze. Tante volte, purtroppo, ahimè, la soluzione tanto sbagliata è quella di porre termine alla propria esistenza, alla propria vita, pensando insomma che non ci potrà essere mai nessun buon risvolto positivo per quanto riguarda il proprio futuro. La parola di Dio dice invece che se tu vai al Signore con tutto il cuore, se vai con fede, se credi che Gesù davvero può liberare la tua vita e il tuo cuore dal peccato, dai vizi, da quella situazione di solitudine, di tristezza, di depressione, il Signore lo può fare, perché Egli è il remuneratore di coloro che lo cercano. Ma bisogna che tu eserciti la tua fede, bisogna che tu individualmente ti accosti al Signore, ti avvicini al Signore nella piena semplicità. Sara diventa un esempio davvero molto potente per tutti quanti noi. Certo, nessuno può esercitare la fede per gli altri non possono esercitare la fede per me, però
noi possiamo attingere attraverso questi esempi ad un grande incoraggiamento, per ricevere un grande incoraggiamento, perché attraverso l'esperienza degli altri, la testimonianza degli altri, in questo caso la testimonianza che ci proviene dalla parola di Dio attraverso la fede di Sara, possa incoraggiare tutti quanti noi, fratelli, sorelle, anche te, amico caro, amica cara, che hai bisogno che si possa realizzare qualcosa di impossibile nella tua vita. Confida nel Signore, cerca il Signore, affidati a Lui. Vi lascio con questo verso della parola di Dio in Efesini capitolo 6, verso 10. La parola di Dio ci dice: del resto fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, della sua possanza. Del resto, fortificatevi nel Signore. Questo vogliamo fare ancora questa sera mentre ci accostiamo in preghiera. Vogliamo dire: Signore, continua a riempirmi di forza. Continua, Signore, davvero a schiacciare il dubbio, a schiacciare la perplessità, l'incertezza, in modo che possa riporre tutta la mia fede, la mia fiducia nel tuo nome, in te, Signore. Sì, perché tu puoi ogni cosa. Tu sei davvero l'Iddio dell'impossibile. Amen. Il Signore possa benedire la sua parola ai nostri cuori. Dio ci benedica.